Sono venuti a trovarci un po' di amici che poi ritroveremo al tavolo più tardi. E il primo amico che è venuto a trovarci... Posso presentarlo io? Ma sì, allora, certo. Signori, è più toscano di Piero Pelù. È più rock di Piero Pelù. Sì? È più figo di Piero Pelù. È... E chi è? È Piero Pelù! Buonasera. Grazie, benvenuto. Il 18 ottobre è uscito il tuo nuovo singolo Picnic all'Inferno, che anticipa il tuo nuovo album di inediti. Thank you for staying here tonight. You're welcome. For your picnic. You're welcome. Allora, no, italiano, quindi... No, scusa. Vogliamo vedere un pezzo di videoclip, certo. Di Picnic all'Inferno, dove tra l'altro ci sono anche degli estratti del discorso di Greta Thunberg, ma non quello all'ONU. No, quello di Katowice. Katowice è il primo, sì, dove il primo lei parlava come una macchina, un robot. E ti ha ipnotizzato. Sì, esatto, un robot di ghiaccio. Piero da sempre vicino agli argomenti, alle tematiche, alla sensibilità ambientalista, e questa volta in questo disco proprio hai catturato anche Greta. Io farei vedere un brano da Picnic all'Inferno, che appunto detto anticipa l'album. Quando esce l'album? Ma uscirà. Guardiamo il videoclip, vai. Io lo so. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. You are never too small to make a difference. Make a difference. Piccola guerriera, scesa dalla luna, come una nave di vichinghi nella notte scura. Alla Casa Bianca, forte come un manga. You have ignored us in the past and you will ignore us again. Picnic all'inferno, siamo cotti a fuoco lento. Siamo carne per avvoltoi, e gira siamo sempre noi. Picnic all'inferno, mangio plastica e cemento. Pezzo fortissimo! Grande Piero, grazie, bravo! Grazie. Nostro Piero! Picnic all'inferno! Mercoledì! Plastica e cemento! Bravo! Sei stata alla mensa? La mensa qua! Mensa della Rai anche! Mercoledì 13 novembre è partito da Roma il tour Benvenuto al Mondo Tour. Hai già fatto tre date, no? Roma? Sì. Roma, Bologna, Treviso. E adesso, martedì prossimo, Milano, all'Alcatraz a Milano, dopodomani martedì. Poi a Venaria a Torino. Venaria mercoledì. Mercoledì e poi chiudo venerdì a Firenze. A Firenze. Dove verranno a trovarmi tutti anche i parenti, Gianni, amici, Antonio e Ghigo. Tutti sul palco insieme a me. Che bello. Grazie. Rivedervi. Molto. Grazie. Bene, questo venerdì. Tu avevi delle domande? Ma delle domande, più che altro delle curiosità che la gente vuole sapere, sì, su Piero. Per, sì, esempio, ho letto nel tuo dossier che mi ha passato, sì, un mio amico della questura, sì, che, ecco, tu, per esempio, hai fatto alle elementari, hai cambiato 4 scuole, vero? Tre scuole, cazzo, ho sbagliato di uno. Ma poi com'è finita? Cioè, tu hai capito che anche nelle altre c'erano le maestre, i libri, c'era da studiare e ti sei rassegnato, è andata così. Guarda, te la racconto tutta. No! E visto che so che mi sta guardando, i miei genitori mi hanno sempre fatto fare le scuole più pesanti che ci fossero a Firenze. Quindi per questo li devo forse anche un po' ringraziare, perché mi hanno insegnato che congratulazioni per il matrimonio. Certo. Ma chi c'è? Gianna in prima fila. Eccola. Guarda, la signora. La mia signora. Ma tuo papà come l'ha presa? Quanti anni ha tuo papà? Mio papà ce n'ha 92. 92 anni di tuo papà. Anche mi il mio papà, hai visto? Del 27. Del 27. Sì. Facciamolo uscire insieme. Ma certo, portiamoli fuori in giro tutti e due. Come ha preso? Finalmente hai messo la tacchetta dei tacchetti? Ma non lo so, hanno detto aspetta che mi metto a sedere. Guarda che bella la foto del matrimonio con Gianni. Eccola qua. Congratulazioni.
Senti, ma tu hai un direttrice d'orchestra, no, volevo solo dirgli sta cosa prima del gioco, sì, se c'è tempo. Tu hai abituato i tuoi fan allo stage diving, giusto? Sì. Il tuffo che si fa tra... Sì. E la gente, il tuo pubblico, si aspetta ogni volta questo tuffo. Ma è vero che per questo motivo... Così che... restano compatti, esatto, e non si aprono. È vero che per questo motivo che non hai mai fatto concerti sui tetti come i Beatles? Questa l'ho capita solo io, forse... Senti, ma facciamo una cosa, il gioco facciamolo dopo al tavolo. Come vuoi. Hai altre domande? Ma un'altra, per esempio, so che tu sei un appassionato e subisci il fascino, sì, degli scheletri, vero? Sì, degli è vero. Lui ha fatto anche una volta un concerto incominciato in una bara, vero? Tanti anni fa. Era la Mephisto Festa. Eh sì, è vero. Sai quando uscì il film Mephisto, sì, con Brandauer, no, che parlava dell'artista che vendeva l'anima al diavolo? Come no. Allora fu organizzata questa festa, Mephisto Festa, e l'idea fu quella che io, in realtà, mi costruì una bara da solo. Così si fa. Ma dove, a casa? Siccome mi hanno fatto fare le scuole dure, poi dopo quando fai le scuole pesanti, quando sei il ragazzo più cresciuto. No, nessuno mi voleva, chiaramente. No, ma a proposito di scheletro, volevo dire, visto che subisci questo fascino, è vero che la prima cosa che guardi in una donna è la tac? È vero? Senti, ma vabbè, rimani con noi. Gianna c'ha un attacco. Senti, poi sai che c'è anche Raffaella stasera. Certo. Voi guardate voi insieme. Ma cos'è? Una volta hai detto, così lo so per dopo, hai detto che lavorare con Raffaella è una cosa unica. Cioè, che cos'ha lei di speciale? Ma lei è normale, più che altro. Cioè, non è che ti trovi di fronte, no, a persone così costruite e false, però va bene anche parlando, così. Non è che bisogna essere tutti uguali. Però la Raffaella veramente ti mette a suo agio. Si capisce che lei è nata con lo spettacolo dentro, con la televisione dentro. E potrebbe farlo di lavoro. Di comunque ho lanciato io la moda di mettermi la parrucca sua. Sì, poi è vero, me l'avete fregata. Ah, è vero, l'ho fatto anch'io. Sì, è vero. Sì, in televisione è vero, voi. In privato. In privato lo faccio. Che io faccio. Piero Pelù, ci vediamo dopo al tavolo. Ci accompagniamo all'uscita con Picnic all'Inferno. Dai, rimettiamola. Grazie. A dopo. Siamo contro.